Ragazzi, non finisco mai di stupirmi da solo. Intanto, buongiorno. Buon appetito anche perché il video esce sempre la domenica alle 11:45, ricordatevi, eh. Oggi è il. Oggi, quando ho registrato il video, è il 28 dicembre. No, è il 28 dicembre, è il 28 gennaio. E siamo venuti dal carrozziere e ho trovato questo bel 300 PC. Messo a nuovo, guarda che bel lavoro che è stato. E qua filmato a Cortigianale, perché cioè sapevo che c'era questo camion, ma non pensavo di vederlo già tutto montato bello così. Allora non ho preso la macchina fotografica. Qua anche un po' di sottofondo di officina, ma ci sta. Vedo di fare il video un po' più corto perché ho notato che il video più corto ha più successo, perché YouTube vede che tu guardi più tempo il video e così facendo come possiamo dire, lo raccomanda di più e quindi più gente lo vede e è tutta una cosa positiva. Il motore qua è quello del 619. Perdonatemi se sbaglio. Trilex, una ruota Trilex. Sarò battuto dell'olio perché questo qua è allestito da cava, però il cassone, probabile che il cassone sia quello là. Qua il mega cubo riduttore, forse questo qua è cubo riduttore, no? Dell'Iveco. Dettaglio delle balestre, non so come si dicano queste qui. Tra parentesi, qua c'è questa roba qua, messa l'appoggiata lì sopra. Ora ve lo inquadro così, sperando che non perda il telefono per fare queste bravate. Quelle balestre lì, che una balestra prende due assali, non mi ricordo più come si dicano, ma pazienza. Anche la campana, guarda. I tipici fanali quadrati, tipo quello del 38. Che abbiamo noi. Se non hai ancora visto il video, guardalo. E cazzo, l'hanno fatto bello, trovo. E qua 90, sì, sicuro, perché l'ho già anche visto mentre lo mettevano a posto. E questo qua sono sicuro, per le saldature che hanno fatto lì, che è il suo cassone. Basta solo più che lo mettano, lo montino. Se volete informazioni, che avete anche voi qualche lavoretto da fare eccetera, mettetelo nei commenti. Ora non ho il numero a portata di mano, ma io ve lo passo. Sono brave gente che fa anche dei bei lavori. Qua la valvola, penso che questa qua sia la valvola, quella lì che sfoga la pressione, 9,5 kg centimetro cubico, vuol dire che fanno fino a 9 bar e mezzo prima di partire. Ah, da qua si vede anche dentro la cabina. Avevano montato il tunnel, certo. Niente, qua bella struttura, okay. Come lo chiamiamo in piemontese, anche visto perché che c'è tanta gente piemontese che mi segue. Faustle. Hanno ancora da mettere, o forse l'hanno già messo per tenere, non lo so. Logo Fiat. Proviamo se è aperto. Sì. Aperto. Mostro. Però qua non so. Ma forse c'è ancora uno scalino. Guarda qua, 78.208 km, ma questo qua l'hanno sempre usato in cava. Non è ancora bello dentro, solo il dettaglio del cruscotto, come si chiama sta roba qua, penso cruscotto, un po' rovinato perché sole. Niente, il volante. Agli appassionati, volante il suo, non penso proprio, perché non mi sembra. Cambio Fuller.
come quello del 38. Ora ce l'ho col 38, prima ce l'avevo con l'isoletto. Questo qua è per spegnerlo, questo per regolargli il minimo, aria condizionata. Guarda, sono i vari. Oh, ma è bello, è ancora dentro. Fuori è stupendo. E niente, ancora degli adesivi vecchi. Niente, buon, chiudo il video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace che aiuta un bordello, perché gli algoritmi di YouTube seguono questi canoni che se tu metti mi piace, eccetera, raccomandano il video a più gente e quindi più persone lo vedono e quindi meglio è per me. Quindi metti mi piace, iscriviti e metti la campanella, almeno sai quando metto qualcosa di nuovo. Ciao, buona giornata.